Ho reagito alle vostre migliori clip su Minecraft. Questo sarà l'inizio di una nuova serie, quindi se volete inviarmi le vostre clip trovate tutto in descrizione. Ogni fine episodio ci sarà un vincitore, quindi se volete scoprirlo vi invito a guardare tutto il video. Lasciate tantissimi mi piace per supportare la serie e detto questo vi auguro una buona visione. Questo sarà l'inizio di una grande serie. Ebbene sì, la volevo fare da tempo ma ho sempre rimandato. Oggi inizierà la serie delle reaction alle vostre clip. In descrizione del video di ieri vi avevo lasciato la mia mail per inviarmi le vostre migliori clip nelle Bedwars o su Minecraft, ve la lascerò anche qui in descrizione, quindi se volete inviatemi tutte le vostre migliori clip. Mi raccomando, prima di partire con il video vi invito a lasciare tantissimi mi piace, essendo che è il primo episodio di questa serie. Fatemi sapere se ne volete appunto altri e direi di non perdere altro tempo e di iniziare direttamente a reagire. Una cosa che appunto però voglio dirvi prima di iniziare è di mettere il vostro nome nella clip, quindi intitolate se potete la clip con il vostro nome in modo che vi possa salutare anche nel video. Abbiamo la prima clip, ragazzi, che dura 6 secondi e andiamo appunto a reagire. Siamo su, non si sa quale server, credo sia Blocks MC, non lo so. Andiamo a startare la clip. C'è questo ragazzo che piazza dei blocchi e va bene. Cade nel void. Oddio, io la chiamerei più sculata sinceramente. Se appunto andiamo a rivedere, ragazzi, vediamo come lui ha failato e si è salvato proprio all'ultimo blocco della mappa. Cioè questo qui è letteralmente l'ultimo blocco. Onesta, molta molta fortuna, ma ci sta. Secondo clip, siamo nella modalità bridging di Coral MC. Attenzione, ha fatto tipo un Breezly. Mamma mia quanti CPS che fa, possiamo vedere già in basso a sinistra. Quello era un Breezly se non mi sbaglio. Anche, no, più un Moonwalk se non mi sbaglio. Moonwalk e Breezly. Oddio, lagga un po', lagga un po'. Mamma mia. Andiamo a rivedere il secondo bridge. È un mezzo moonwalk. Sì, dovrebbe essere. In realtà è a tutti gli effetti un moonwalk, ragazzi. Guardate con che potenza. Bravo, bravo, bravo. Ci sta, non male. Io ad esempio non sono mai riuscito a completare la modalità bridging di Coral facendo o un moonwalk o un Breezly o magari un god bridge. Sono sempre riuscito a completarla con un fast bridge. Complimenti, è stato veramente bello. Qui invece siamo nella modalità di Hypixel. Bene, sempre in modalità bridging e sta facendo letteralmente un... È un Breezly, credo. Sì, è un Breezly. Ma è un dra... Grandissimo! Ma da quello che ho sentito non è un drag click, dovrebbe essere un butterfly, se non addirittura un fast click. Fatemi sapere nei commenti secondo voi che click è. A me sembra più un butterfly, non proprio un drag click. Il drag click si sente più potente. Questo qui era tipo un butterfly. Comunque complimenti, solo io non so fare queste cose. Qui siamo su Pixel. In teoria siamo nella modalità 40 vs 40. Ah, lui è sopra Wither. Ok? Cade? Come fate a essere vivo? Non ho capito come letteralmente è sopravvissuto. Piazza... Ah, si è tipo glitchato. Si è glitchato in una parte della mappa e l'ha tippato indietro? Cioè, guardate qui. Vabbè, ragazzi, questa è fortuna 2.0. Cioè, davvero. GG, naturalmente ci sta. L'ha beccato, quindi è Pixel l'ha riportato indietro. Però tanta roba, davvero. Devo dire, bellissimo clutch. Abbiamo uno letteralmente su un server che sta praticamente... twercando e va bene. Bellissimo la text pack in sottofondo. Bellissimo, complimenti. E nella modalità bridging. Moonwalk. Non è un god bridge perché è un moonwalk letteralmente. Però pazzo. Anche la transizione. Attenzione, qui siamo sul the bridge. Mi sembra abbastanza brava questa ragazza. Credo sia una ragazza perché non scrive una ragazza, ma credo sia più un uomo. Oh, ma è un malato. Ma ci sono i CPS, purtroppo non si vedono i CPS, ma complimenti, è stato davvero bello, soprattutto mi è piaciuto il The Bridge, il Moonwalk, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E fammi sapere nei commenti se sei una ragazza o un ragazzo, credo più un ragazzo, però anche se sei una ragazza, GG. Qui siamo su PvP.land e sta letteralmente facendo un pot PvP, credo. Mamma mia, che pazzo, la tipo scombatta in una maniera sola. Ma? Ma ha cambiato giocatore? Perché si è messo un cappello in testa? Perché ad inizio game, come appunto potete vedere, non ce l'ha il cappello? Però il giocatore è lo stesso. E poi si vede il cappello. Guardate qui con questa mini transizione. Boom, cappello.
Ma ha fatto vedere più tipo quando l'ha scombato. Effettivamente sì, ci sta, bellissimo combo. Avrei preferito qualcosa di più lungo, magari di più interessante, però è stato abbastanza bravo. Ok, qui siamo su Coral MC, credo nelle Ranked Bedwars. Fireball Jump, rompe il letto e fine. È finita così. È stato figo il Fireball Jump, letteralmente, dove appunto è riuscito a rompere il letto e forse ne ha killato anche uno. Però è finita così. Però dai, l'accettiamo. Stessa persona nelle Ranked Bedwars di Coral MC. Ok. Oh, bravissimo. Ok, letteralmente è la stessa persona che mi manda delle clip cortissime, come appunto possiamo vedere. Però letteralmente è bravo. Cioè, bravo. È riuscito comunque a farsi un full team, più o meno. Sì, no, un full team no, sono tre persone. Però è stato abbastanza bravo, complimenti. Questa già mi è piaciuta di più, ha fightato tre persone. Ok, ci sta. Modalità bridging di Coral MC. Azzo! Anche con Landcam in alto a destra. Qui parliamo di un bel moonwalk. Bello, bello. Sta utilizzando il Brode 70, da quello che possiamo vedere, con lo short drag, e ha fatto un bel moonwalk, che in realtà voglio andare a rivedere. Andiamo a vedere appunto questo Air Boss. Ok, bravo, l'ha fatto anche con la free look. Attenzione. E questo è stato un altro bel moonwalk che, ok, ci sta letteralmente. Bravo, bravo, bravo. Piccola curiosità, voglio andare a vedere CPS. Comunque vedete che anche se lui fa sui 9, 8 CPS, anche 10, riesce comunque a briggiare per bene. E questa è un'ottima cosa, vuol dire che ha tanto timing e tanta precisione. Bravissimo, bravo, bravo, bravo. Questa è una clip che mi è piaciuta. Qui siamo su Bridger.land, che letteralmente questa modalità ti impara a clutchare. Quindi questo qui ti hit e tu devi clutchare. Bel clutch. Voglio un piccolo replay. Come appunto potete vedere, questo Steve ti dà un knockback bestiale e tu devi clutchare. Bello, bello, bello. Purtroppo non si vedono i CPS, però onesta. Bella clip perché ha fatto un bel clutch. Stessa cosa, siamo su Bridger.land. Lui che ha un mouse che sembra un Bloody, credo. Guardate come draglicca come un malato. Mamma mia, questo è stato bello. Ma la skin del nonno di Marques. Guardate che bel drag. Questo è un draglick completo in teoria. Sì, è mezzo, no, credo più uno short drag. Comunque bravo. Questo qui è un Bloody, ma dovrebbe essere la 60, se non mi sbaglio. Ditemi nei commenti se appunto mi sto sbagliando, perché ha il marchio del Bloody, quindi dovrebbe essere un Bloody, ma non è la 70. Comunque bravo, bel clutch, bel clutch. Per concludere andiamo a vedere appunto questo ragazzo che sta facendo telly bridge. Bravissimo, mamma mia. No, io pure voglio imparare a fare questi tipi di cose. Guardate i CPS, ragazzi. 33 CPS. E guardate come lo fa bene. Mamma mia, bravo, bravo, bravo. Voglio imparare anche io, ragazzi, sarebbe bellissimo. Complimentoni a questo ragazzo. Ha fatto un telebridge perfetto. Perfetto. Bello, bello clean. E poi 33 CPS. Bro, se stai guardando questo video, fammi sapere. Se appunto vuoi darmi dei consigli, lasciali anche nei commenti. E ora abbiamo l'ultima clip da reactare. E siamo sempre nel Ranked Bedwars di Coral MC. Dovrebbe essere sempre lo stesso ragazzo. Andiamo a vedere. In cui... ah! Ha killato questo player in un modo davvero davvero clean. Letteralmente non l'ha toccato, lui lo ha proprio asfaltato. Comunque bravo, 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 bravo. Questo ragazzo mi ha fatto tre clip, tra cui durano tutte davvero poco. Però è stato comunque abbastanza bravo. GG. Prima però di terminare il video, naturalmente c'è un vincitore, perché ogni episodio di questa serie ci sarà un vincitore. E il vincitore, ragazzi, lo do proprio al Telly Bridger. Letteralmente facendo questo Telly Bridge mi ha stupito. Davvero davvero bravo. Naturalmente, ragazzi, vi ringrazio per avermi inviato tutte le vostre clip. Andate in descrizione e bombardatemi le mail delle vostre clip, anche molto più lunghe. Naturalmente le clip erano tutte bellissime, se appunto da un vincitore, non perché c'è qualcosa in particolare, ma perché appunto mi è piaciuto quel Telly Bridge che ha fatto, che è stato davvero davvero bello. Vi prego appunto di non rimanerci male, perché è solo un vincitore di questo episodio, ci saranno tanti tanti altri episodi. Quindi impegnatevi, fate delle clip sempre più belle, in modo che potete inviarmele, e magari chi lo sa, potreste vincere anche voi uno dei prossimi episodi di questa serie. Bombardare questi video di like, iscrivetevi se siete nuovi, attivate anche la campanellina, e noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. E vi saluto, vi auguro una buona giornata. Bella.